Si tratta sicuramente di una patologia molto eterogenea, sia dal punto di vista clinico-patologico che prognostico. Vi sono, accanto a situazioni gravate da una prognosi peggiore, altre, notoriamente alcune forme di epilessia dell'età infantile, che al contrario esprimono caratteri di benignità, tanto da essere destinati alla guarigione spontanea con la pubertà, nel caso per esempio della epilessia rolandica. Si tratta comunque di una patologia che non risparmia alcuna età, che ha due picchi di incidenza, uno nei primi anni di vita e l'altro nelle ultime decade di vita, e semmai è quest'ultimo gruppo che è destinato ad un incremento nel tempo in relazione al fenomeno dell'invecchiamento demografico. Ecco, i pazienti, insomma, retini, su quali strutture possono contare? Abbiamo ovviamente un'organizzazione che vuole coprire le richieste in tutto il territorio provinciale. In sostanza garantiamo qui nell'ospedale San Donato di Arezzo 4 sedute ambulatoriali settimanali e una seduta ambulatoriale settimanale, ovviamente specificamente dedicata all'epilessia, nell'ospedale del Valdarno. Abbiamo d'altra parte, gestiamo una attività di diagnostica strumentale elettroencefalografica qui in Arezzo e ugualmente nell'ospedale del Valdarno, ma sono previste sedi di registrazione elettroencefalografiche anche negli ospedali del Casentino, della Val Tiberina e della Val di Chiana Aretina. Cosa si sente, insomma, di consigliare a chi incontra questa malattia nella sua strada? Questo incontro di oggi, che è stato ovviamente sollecitato da società scientifiche internazionali, italiane, associazioni di volontariato, è proprio volto a mettere da parte pregiudizi, credenze errate ma consolidate nel tempo. Si tratta di una malattia che ovviamente prevede presidi terapeutici efficaci, tali da garantire l'adeguatezza, la possibilità appunto di una vita attiva sia in ambito familiare, sociale e lavorativo.